Buon pomeriggio a tutti e a tutte e benvenuti al webinar Sustainable Smart and Digital, i driver dell'internazionalizzazione prossima futura, promosso da UniCredit in collaborazione con Promex, Nuovo Centro Estero, Fondazione Nord-Est e Quoa Business School. L'obiettivo dell'incontro di oggi è condividere alcune riflessioni, alcuni dati, ma soprattutto alcune esperienze di aziende che hanno consolidato e hanno, da certi punti di vista, anche potenziato la loro propensione all'internazionalizzazione, non solo come parte integrante della loro strategia consolidata, ma anche come approccio per competere nei mesi difficili del Covid e nei mesi che saranno altrettanto difficili del rientro a pieno regime nel mondo e nelle dinamiche economiche globali a cui siamo tutti abituati. Prima di entrare nel merito dell'incontro di oggi, invito la dottoressa Luisa Altare, Regional Manager Nord-Est di UniCredit, e poi il dottor Franco Conzato, direttore di Promex e di Nuovo Centro Estero Veneto, ad introdurre il pomeriggio e a portare il saluto delle loro istituzioni. Prego, dottoressa Altare. Grazie Paolo, benvenuti a tutti anche da parte mia. Un ringraziamento a voi per la partecipazione a questo Digital Talk, ai partner con cui lo abbiamo organizzato e fin d'ora i relatori che poi interverranno dopo di noi. Chiaro è che export e internazionalizzazione rimangono due driver e due direttrici molto importanti per le imprese del nostro territorio. Abbiamo però anche imparato durante l'emergenza come la digitalizzazione, un trend importante già in atto, abbia sicuramente subito un'accelerazione importante. Quindi anche l'export, anche l'internazionalizzazione hanno a che fare con l'impatto del digitale. Chiaramente l'e-commerce innanzitutto, ma non solo, diciamo un digitale che impatta nelle diverse fasi e che sicuramente in questo dialogo di oggi, ascolteremo i relatori, vogliamo fare insieme qualche considerazione. Io vi ringrazio ancora e passo la parola al dottor Franco Conzato e sono molto curiosa di seguire gli interventi che verranno a seguire. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, dottoressa Altare. Franco Conzato. Grazie, anch'io mi associo ai ringraziamenti nei confronti di UniCredit, ecco, per aver dato questa opportunità. E poi con la moderazione appunto di Paolo sono certo che potremo avere, diciamo, alcune riflessioni e anche alcune indicazioni. Mi preme sottolineare solamente un paio di aspetti. Il primo è quello che diceva prima Luisella, ed è vero, noi abbiamo subito un'accelerazione. Probabilmente non abbiamo metabolizzato cosa vuol dire digitalizzazione. Stiamo parlando da giorni di smart working, ma forse è più corretto, e magari Paolo può anche poi intervenire, è più corretto parlare di remote working. Stiamo parlando di tanti aspetti sulla digitalizzazione e la vediamo in antagonismo alla parte analogica. Ecco, a me penso che l'esperienza degli imprenditori, poi Chiara Rossetto, Luca Vignaga, forse potranno anche testimoniare che digitale, che online e offline non sono opposti, ma il nostro processo vincente è quello di integrarli. E integrarli però vuol dire tante cose, vuol dire intervenire su tutti i fattori dell'azienda, quindi la parte logistica, finanziaria, prima ben diceva la Gisella, la commerciale, la produttiva, e se mi consentite anche la comunicazione, perché la comunicazione, ecco, deve essere completamente innovativa. E da questo punto di vista, e non voglio portare via spazio a chi seguirà, che ritengo molto importante, mi sento di dire solo una cosa. Spesso sentiamo in tutti questi giorni che dopo il post-coronavirus dovremo entrare in una new normal. Ecco, io penso che forse non sarà una new normal, ma noi dovremo arrivare invece a considerare nuovi modelli di sviluppo che non avevamo prima del coronavirus, e questo probabilmente avviene proprio attraverso una forte integrazione della digitalizzazione delle nostre imprese. Penso che la sfida sia questa, e incontri come questi penso siano molto utili per andare al di là degli slogan e affrontare veramente fino in fondo quali sono gli impatti sulle nostre aziende. Grazie ancora e buon lavoro a tutti.
Bene, grazie alla dottoressa Altare e al dottor Conzato. E adesso entriamo a bomba, come si dice, nel focus del nostro webinar con la relazione introduttiva del dottor Gianluca Toschi, ricercatore senior di Fondazione Nord-Est, e con la relazione all'export digitale, business to business e business to consumer, crescita e possibili scenari. Prima però di iniziare l'intervento del dottor Toschi, a cui seguirà l'intervento del dottor Campagna, Head of Global Transaction Banking Italy di UniCredit, due battute iniziali. Zero è che sarà la convivenza tra i processi fisici tradizionali a cui siamo abituati con la digitalizzazione dei processi, la convivenza tra questi due elementi, il fattore chiave con cui dovremo imparare appunto sempre più a convivere in futuro. E quindi al dottor Toschi chiederemo cosa sta succedendo in particolare nei canali digitali. Altro aspetto importante è che l'internazionalizzazione prima già c'era, era consolidata, quindi non c'è nulla di nuovo in tema di internazionalizzazione, e il problema eventualmente sarà come integrare gli approcci alla internazionalizzazione saltando su quel treno velocissimo che è il processo di digitalizzazione. E quindi su queste tematiche ci confronteremo con i nostri due relatori. A Gianluca Toschi il compito di partire. Benissimo, grazie Paolo. Io vado diretto ai dati, il tempo come, che ci siamo dati è poco, per cui vedo di andare direttamente alle questioni importanti. Allora, in queste poche slide che ho preparato, i dati, innanzitutto si fa il punto un po' sulla questione dell'emergenza. Si parlava prima appunto di come sono cambiati i nostri stili di consumo. Qualche dato, questo è il traffico dei siti web nei 2 mesi, nei 2 primi mesi di lockdown. Guardate cosa succede ad esempio agli siti dei supermercati, crescita dei visitatori unici dal 20 al 30%. Siti di software, stiamo usando una piattaforma appunto che ha avuto un più 43%, ma insomma questo è l'impatto sul mondo del lavoro. Altri dati interessanti, guardate il balzo dei siti di farmacie, ma anche ad esempio invece al contrario si vedono i risultati sugli aggregatori di hotel che invece non sono assolutamente negativi. Allora, cerchiamo di fare un po' il punto su questa questione. Quanto pesa l'export digitale? Che cosa vuol dire? Ma questi sono i dati del Politecnico di Milano. Nel business to consumer, oggi l'export digitale pesa 11,8 miliardi sul totale delle esportazioni italiane. È un business, una fetta che certo è ancora piccola perché stiamo parlando di più o meno circa il 3% dell'esportazione totale, ma in crescita costante, più 15% sul 2018, più 12% sul 2017, più 23% sul 2016, c'è cioè una fetta che man mano negli anni cresce, cresce ovviamente più velocemente rispetto a quanto avvenga per le esportazioni totali. Più importante invece è la quota nel settore del business to business, dove invece insomma diciamo che le transazioni supportate da sistemi informatici è decisamente più importante, pensiamo soprattutto al peso delle EDI e di sistemi di questo tipo. Allora, come siamo messi a nord-est in Italia rispetto all'adozione di questi strumenti? Dati Istat, circa il 14% delle imprese italiane con almeno 10 addetti sono attive nella vendita online. A nord-est il dato è in linea, 14,5%, quindi non ci sono grosse differenze. Certo, ci sono delle differenze tra manifatture e servizi. I servizi sono ovviamente un po' più facili da vendere online, almeno alcuni tipi di servizi. La manifattura si ferma al 10%, quindi nelle imprese italiane con più di 10 dipendenti, circa il 10% nella manifattura, il 18% nei servizi è attiva nelle vendite online, secondo diverse modalità che poi vedremo velocemente. Attenzione perché ci sono degli elementi interessanti che poi si ricollegheranno un po' alla chiacchierata che faremo dopo nella parte finale. Perché? Perché si scopre ad esempio che l'industria alimentare delle bevande usano molto più frequentemente questo tipo di vendita. La vendita di vino, ma anche di altri prodotti appunto alimentari, è decisamente più diffusa rispetto ad altre vendite.
Quindi nella manifattura, se il dato è 10%, abbiamo delle differenze importanti. Qualche differenza c'è rispetto alle dimensioni: all'aumentare delle dimensioni delle imprese aumenta la percentuale di imprese che è attiva nelle vendite online. Qualche informazione in più. Ovviamente esiste una distinzione abbastanza netta, lo vedevamo anche nei dati dell'export, rispetto alla tipologia di mercato. Clienti finali, tendenzialmente fra le imprese che hanno venduto via web, circa l'80% ha usato il canale del B2C, il 62% invece vende ad altre imprese o alla pubblica amministrazione. Nord-Est, un po' per la nostra configurazione di imprese, la quota che vende ad altre imprese, quindi nel B2B, è un pochettino più elevata rispetto al resto d'Italia. Scusi, dottor Toschi, torni indietro un attimo, sì. Per piacere. Sì. Questi dati si riferiscono al periodo, sono Istat 2020 riferiti a che periodo? 2019. Questi sono i dati del 2019. Quindi prima di tutto l'effetto Covid lo vedremo probabilmente l'anno prossimo. Ok, dicevo, che tipo di piattaforma si usa? Ovviamente la grande distinzione è tra chi usa sito web proprio dell'impresa o chi ci appoggia a siti di intermediari. Anche qui la dimensione ovviamente conta, le imprese più piccole tendono a usare con maggior frequenza i siti appunto di intermediari, mentre la percentuale scende nelle imprese più grandi, che invece usano con maggiore intensità il sito web proprio. Qui c'è anche una questione di investimento e di capacità di seguire, da un punto di vista anche del marketing e di strumenti di questo genere, le vendite online. Rispetto all'area geografica, e qui viene un po' il punto anche della nostra questione, cosa si scopre? Che chi vende online certamente vende in Italia, 100%, il 52% a Nord-Est vende a clienti nell'Unione Europea e il 39,7% nel resto del mondo. Notate che nel Nord-Est si ritrova una delle classiche, insomma, dei pattern che caratterizzano le imprese del Nord-Est, che hanno una forte ovviamente spinta verso le esportazioni. Infatti i dati sono più elevati rispetto al dato nazionale. Quindi tendenzialmente le imprese del Nord-Est tendono a utilizzare con una maggior frequenza queste piattaforme per raggiungere i clienti all'estero. Questo è un dato interessante. Ahimè, questo entusiasmo però viene un po' smorzato da un altro dato. Che cosa succede? Sì, abbiamo detto quante imprese vendono online, l'elemento interessante però, ma quanto? Cioè, qual è il valore delle vendite online sul totale del fatturato? Allora, il dato interessante a livello nazionale, che l'abbiamo già un po' detto prima, la quota di fatturato di vendite elettroniche cresce dal 17 all'11,5 e cresce soprattutto per un plotoncino di imprese da 100 a 250 addetti, che sono evidentemente quelle più dinamiche, che più credono e hanno investito in questo tipo di strumento, di canale, tra le quali la percentuale appunto aumenta dal 15,9 al 18,3%. Dicevo, attenzione, perché qui troviamo un dato che pone il Nord-Est invece non in una posizione di avanguardia rispetto alle altre aree italiane, ma un pochettino in retrovia. Cioè, se abbiamo lo stesso numero di imprese che usano questi canali, la quota di fatturato che deriva dalla vendita è più bassa rispetto alla media nazionale e quella di altre aree italiane, 7,9%. Come potremmo interpretare questi dati? Io, dopo una prima interpretazione, Paolo, che poi potremmo approfondire. L'idea è che sì, ci si prova, ma tendenzialmente probabilmente qualcuno lo fa con un scarso investimento, oppure sottovalutando l'impegno che questo tipo di canale richiede, soprattutto appunto all'estero. Ok, domanda che potremmo porci: va bene, ma 10, 11, 5%, 12% è tanto o è poco? Beh, siamo andati a vedere il dato rispetto al resto d'Europa. Ahimè, è poco. La media dell'Unione Europea, 27 paesi, è 18%. Stiamo parlando, ricordo, della quota di fatturato generato dai canali elettronici. La Germania, comunque, anche se non di molto, è 3 punti percentuali più elevata, la percentuale 15%, la Francia addirittura raggiunge il 22%, la Svezia il 25%, ma tendenzialmente siamo in una posizione non di avanguardia, e quindi qualcosa in più c'è da fare, probabilmente anche seguendo l'esempio di altri paesi. Questi dati invece sono ovviamente dell'Eurostat.
Ovviamente le questioni, ma non ti voglio rubare ulteriormente tempo perché immagino che saranno parte del dibattito, sono legate non solo a strumenti, ma a competenze, alla questione della dimensione. Quello forse più interessante è che quello di cui abbiamo parlato adesso, ma abbiamo parlato molto di vendite online, ma quello di cui stiamo parlando adesso e di cui, con cui ci misureremo nel futuro, ovviamente non è solo e-commerce. Qui si sta parlando di una digitalizzazione in generale dei processi dell'azienda, che non sono quelli solamente front-end più legati al cliente, ma sono anche quelli legati, ad esempio, alla produzione. In una ricerca di un paio d'anni fa di Fondazione Nord-Est abbiamo dimostrato come anche le imprese che hanno investito maggiormente nella digitalizzazione dei processi produttivi sono quelle che hanno una maggiore propensione all'esportazione. Quindi esiste una correlazione degli investimenti in digitalizzazione non solo in quelli front-end, ma anche in quelli appunto legati ai processi produttivi. Più in generale, devo dire che sarà interessante vedere che cosa succederà nella prossima ondata di globalizzazione, quella che sarà dominata da tecnologie nuove. Sto pensando per esempio alla questione della telepresenza, di strumenti di telerobotica, che probabilmente modificheranno completamente il mercato in una maniera ancora più radicale di quella che è avvenuta negli ultimi 10-15 anni. Cito solo un esempio e poi lascio la parola a te, Paolo. Un esempio interessantissimo fatto con un'applicazione di intelligenza artificiale sui sistemi di traduzione, un esperimento portato avanti da eBay, ha dimostrato come l'adozione di questi strumenti ha aumentato del 17,5% l'export verso i paesi di lingua spagnola, che erano i paesi sui quali si era sperimentata questa nuova tecnologia, e ad aumentare i ricavi del 13% sempre in quei mercati. Qual è il meccanismo? Spero di non banalizzare, ma sostanzialmente l'adozione di questi strumenti permette anche ai clienti che non sono madrelingua, perché certo tutti sappiamo l'inglese, ma quando bisogna comprare un prodotto magari e ci si trova di fronte a una descrizione molto lunga e dettagliata, un po' ci si spaventa. Allora, l'adozione di questi strumenti che usano l'intelligenza artificiale nel campo delle traduzioni permetteva che cosa? A utenti non madrelingua di vedere anche prodotti complessi in una maniera diversa nella propria lingua, di essere più fiduciosi nell'acquisto. E infatti l'aumento di questo 13% dei ricavi era fatto soprattutto per i prodotti più complessi con descrizioni molto più lunghe e complicate rispetto alle altre. E questo è un elemento interessante, cioè che ci dà l'idea di come questi strumenti probabilmente modificheranno in maniera radicale anche il nostro approccio all'acquisto online. Paolo, io mi chiudo qui che non vorrei rubare troppo tempo e lascio ai tuoi ospiti il resto. Bene, bene, grazie a Gianluca Toschi per questa prima relazione. Io nel ricordare alle persone che ci stanno seguendo che se hanno dei quesiti, delle richieste di approfondimento, le facciano pure usando il tasto, diciamo, domande, e poi sarà mia cura, nostra cura, trasformarle in domande per i nostri relatori. Prima di dare la parola a Pietro Campagna, provo a sintetizzare le cose che ha detto Gianluca Toschi dalla mia prospettiva, che è sempre la prospettiva aziendale. E quindi con la testa, se vogliamo, di Gianluca, di Luca Vignaga e di Chiara Rossetto che verranno dopo, e quindi cosa cambia per noi all'interno dell'impresa. Gianluca Toschi ci ha detto che in questo periodo grandi masse di popolazione hanno preso confidenza con gli acquisti online per forza, perché non avevano alternative. Questo vuol dire che il cambiamento culturale, che ogni tanto viene considerato, anzi spesso viene considerato come causa delle mancate innovazioni, è stato ampiamente superato. Quindi questo ci serve per il futuro, quando chiamiamo in causa il cambiamento culturale, e sarà sempre più spesso una scusa più che una vera causa. E allora, rispetto a queste grandi masse di popolazione, se si sono trovate bene, la domanda per le imprese sarà: ma torneranno indietro o no? Hanno provato cose nuove, se gli è andata bene, probabilmente non tornano indietro. Quindi, ancorché i numeri non siano altissimi, è un bicchiere, per fortuna, mezzo vuoto, perché lo possiamo riempire. E poi chiariremo con le imprese come si riempie. La seconda cosa che ci ha detto Gianluca Toschi, è
sono tante le imprese che fanno vendite online, ma per poco, cioè per valori bassi. Per valori bassi. Allora qui il tema potrebbe diventare come fare per fare in modo che una volta che ho creato il canale, portare dentro questo veicolo, diciamo, questo canale, molti più prodotti oppure gli stessi prodotti, ma venderne di più. La terza cosa che ci ha detto Gianluca Toschi è, parlando di internazionalizzazione e digitalizzazione, che c'è una certa complementarietà tra la digitalizzazione dei processi, chiamiamoli di interni all'impresa, la digitalizzazione della produzione o di alcuni processi, diciamo, interni, e le vendite. Quindi le due cose vanno in parallelo. E la quarta cosa che ci ha detto è che tra le nuove tecnologie digitali, oltre a tutte quelle legate alla sicurezza, alla blockchain, eccetera, ci sono quell'intelligenza artificiale applicata alla trasformazione dalla lingua italiana alle altre lingue, molto più efficace, molto più chiara, che ci permette di superare barriere linguistiche, di aggredire mercati che hanno lingue particolari, ma alla traduzione si occupa la macchina, e questo è un'ottima opportunità. Ecco, io aggiungo solo un particolare, è un'opportunità per tutti, non solo per gli italiani ma anche per tutti gli altri, e quindi impratichirsi con queste cose diventa urgente. Tutto ciò detto, quindi passando dal macro a quattro implicazioni di natura gestionale, adesso passiamo a Pietro Campagna, sostenere e favorire l'internazionalizzazione delle imprese attraverso il digitale dalla prospettiva del sistema, diciamo, che lui rappresenta. Prego Pietro. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Provo anche a mettere in condivisione un documento che dovreste vedere. Vediamo. Perfetto, benissimo. Allora, innanzitutto grazie della premessa, Paolo, che hai fatto, e soprattutto grazie a Gianluca degli argomenti che hai toccato, perché sicuramente noi vedremo un po' la prospettiva da un punto di vista diverso, no? Dalla prospettiva della banca verso la digitalizzazione. Però secondo me c'è un passaggio del discorso di Gianluca che mi preme ricordare un po' come apertura alla mia presentazione, alla mia relazione, ed è il fatto che condivido appieno la situazione che abbiamo vissuto in questi mesi. Non ha cambiato la digitalizzazione. Tutto quello che, per esempio, noi avevamo fatto come Unicredit in termini di nuovi prodotti, nuova operatività digitale, è un qualcosa che risale a diversi mesi fa. Quello che è cambiato è proprio l'educazione, ed è proprio la necessità degli utenti e dei clienti a qualsiasi livello, non solo nel banking, ma in qualsiasi altro servizio, di utilizzare in maniera più assidua e quotidiana questi strumenti. E come dicevi tu, Paolo, spero veramente che questa cosa qua non andremo a perdere, perché è una delle cose importanti che abbiamo imparato in questo momento molto difficile, molto complicato per tutti. Proveremo in questi pochi minuti che abbiamo insieme, appunto, a raccontarvi quali sono un po' le sfide che le banche si trovano ad affrontare in questo periodo, con un particolare focus su quello della tecnologia. Ne abbiamo indicate diverse. Immaginatevi cosa vuol dire fare banche, supportare, come per esempio faccio con il mio team e con il resto della banca quotidianamente, le aziende nel loro processo di internazionalizzazione, in un contesto che ha diverse variabili che vanno in qualche modo conosciute, ma soprattutto poi gestite. Immaginate il contesto macro. Oggi sembra quasi parlare di secoli fa, quando si parlava della discussione sul trade tra gli Stati Uniti e la Cina. Oggi penso che il tema sia completamente diverso. Sono cambiati i comportamenti, chiaramente sono cambiate le attese dei regulator, ma oggi ci focalizzeremo un po' su quello che è la tecnologia. Tecnologia che ha una varietà di impatti, perché la tecnologia è una parola, ma racchiude una possibilità e delle caratteristiche che sono veramente diverse, e ciascuna di queste che abbiamo elencato qua sotto in qualche modo va a impattare il modo di fare banca. Banca a qualsiasi livello. Oggi ci focalizzeremo appunto su quello che riguarda i servizi che la banca offre ai propri clienti in un'ottica di supporto all'internazionalizzazione. Quando parliamo di impatto della tecnologia, solitamente noi vediamo tre direttrici di risposta
delle banche alla digitalizzazione. Questo è un qualcosa abbastanza comune. La prima grossa area di impatto che la tecnologia porta nei servizi bancari è proprio quella dell'interazione con i clienti. È un qualcosa che prima probabilmente dell'emergenza che abbiamo vissuto nei mesi precedenti l'avevamo vista molto più sulla clientela dei privati, delle famiglie. Dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi ci siamo resi conto quanto questa interazione con i clienti fatta su canali digitali sia fondamentale, non solo per migliorare la customer experience, come abbiamo riportato in questo documento, ma proprio per garantire in determinati momenti la continuità aziendale. Ed è importantissimo quello che si diceva poco fa: l'online non è un'alternativa all'offline. La sfida per tutti, per noi come banca, ma anche per i nostri clienti, sarà quella di fare leva nel migliore dei modi tra i diversi canali di interazione sia verso i clienti, ma anche verso i fornitori, ma in generale verso tutti gli stakeholder. La seconda grossa direttrice in cui vediamo la tecnologia arrivare in maniera prepotente nell'industria bancaria è quella della possibilità di offrire ai nostri clienti nuovi prodotti e servizi basati sulle tecnologie. Questo è un qualcosa che, se pensiamo ad alcune parti del business internazionale, pensiamo per esempio al trade finance. Il trade finance, che è il famoso credito documentario, nasce dall'evoluzione delle lettere di credito che nascono nel Medioevo e per qualche centinaio di anni, non sono cambiate molto. Abbiamo visto nell'ultimo periodo invece un'accelerazione di servizi che portano un prodotto precedente ad avere una veste diversa, mantenendo inalterata la struttura, oppure nascere dei prodotti nuovi che si affiancano a quelli esistenti. Anche qua la capacità e la nostra capacità di supportare i nostri clienti nello scegliere il prodotto giusto è fondamentale per raggiungere poi l'obiettivo dei nostri clienti. La terza area, che forse si vede un po' meno quando parliamo con i nostri clienti, ma per noi come banca ha un impatto enorme, è quella della digitalizzazione dei processi bancari. Qua fondamentalmente si lavora un po' più dietro le quinte, però c'è un beneficio per i nostri clienti enorme, un beneficio in termini di efficienza, ma anche e soprattutto di presidio dei rischi operativi. Quello che vorrei fare negli ultimi minuti della mia presentazione è, per ciascuna di queste tre aree, provare a raccontarvi alcuni prodotti, servizi o progetti che stiamo seguendo proprio per andare a concretizzare questa digitalizzazione nella vita quotidiana dei nostri clienti quando si parla di business internazionale. Abbiamo per esempio individuato alcune aree che ci piace un po' ricordare. Quando parliamo di interazione con i clienti, dicevamo prima, è un qualcosa abbastanza comune nei clienti privati. Abbiamo visto anche che con queste emergenze i numeri sono cresciuti. Era un po' meno frequente o comunque un po' meno comune quando si parla di corporate banking, quindi di servizi alle imprese. Quello invece che abbiamo visto è, per esempio, che i clienti che avevano attivato con noi il Trade Finance Gate, che è una sorta di remote channel per le operazioni trade finance, credito documentario, in questa fase hanno incrementato notevolmente le loro percentuali di utilizzo, perché chiaramente la possibilità di interagire con la banca, stando dal proprio ufficio o dalla propria abitazione, per le aziende che hanno messo e hanno utilizzato lo smart working per gestire la continuità aziendale in questa emergenza, è stata fondamentale per permettere alle aziende di continuare a lavorare sulle operazioni di trade finance, esattamente come si faceva prima quando si portavano i documenti in una filiale, in un centro estero merci, oppure quando si interagiva tra banca e clienti attraverso il telefono. Quindi un qualcosa che, come dicevo prima, non è nuova, non è nata in questa emergenza. Questo è un investimento importante per il gruppo UniCredit, che tra l'altro ha uno spessore globale, perché lo facciamo in Italia, ma lo facciamo anche in altri paesi dove il gruppo è presente. Con questa crisi, con questa emergenza, abbiamo visto come le percentuali di utilizzo sono veramente aumentate. Chiaramente in grassetto abbiamo riportato quali sono i vantaggi di una soluzione del genere. È sicura, è trasparente, è sicuramente più veloce e più efficiente anche nella gestione della documentazione. E tutte componenti che in un contesto come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi sono stati ancora più valorizzati dai nostri clienti. Parlando invece di nuovi servizi, ce ne sarebbero altri da raccontare, ma per, diciamo, brevità di tempo ne abbiamo scelti tre che ci sembrava essere un po' più rilevanti al contesto attuale.
Il primo è quello dello SWIFT GPI. E lo SWIFT GPI è un sistema di pagamento internazionale basato sulla tecnologia SWIFT e sul circuito di banche aderenti a SWIFT, che permette a un pagamento internazionale di arrivare a destinazione nel 95% dei casi in meno di 24 ore. Se pensate un paio d'anni fa a quanto tempo impiegava un bonifico internazionale per arrivare al beneficiario a destinazione, e anche un po' la difficoltà e la poca linearità del percorso che faceva un pagamento internazionale con diverse banche intermediarie che intervenivano, capite qual è il valore e la forza di avere un servizio che permette in poco tempo di avere il pagamento arrivare al beneficiario. Immaginate le contestazioni che si possono creare tra cliente e fornitore quando un pagamento impiega diversi giorni per arrivare, o magari quando magari il beneficiario mandava 5.000 euro e chi istruiva il bonifico mandava 5.000 euro, al beneficiario arrivavano 4.950 perché una banca corrispondente nel frattempo aveva fatto una benedizione di 50 euro, con tutta la complessità di gestire un sistema del genere. Grazie allo SWIFT GPI questo non succede più. Il pagamento è tempestivo, non solo, io lo chiamo il DHL dei bonifici, perché con un sistema di tracking permette immediatamente di sapere esattamente dov'è il bonifico istruito. Questo è un qualcosa che nel regolamento del trade internazionale è fondamentale nel momento del pagamento. Io dico sempre che alcuni imprenditori sono bravissimi nel chiudere la trattativa commerciale, nel raccontare il proprio prodotto, nel raccontare il proprio servizio, ma a volte tendono a dimenticare quello che è il momento fondamentale, quello della finalizzazione del deal, che è il pagamento. Ecco, questo è uno strumento che dà tanto aiuto per facilitare una fase che potrebbe invece essere, in un contesto diverso, anche causa di qualche contestazione, di qualche contenzioso con le controparti. E un'ulteriore area che mi piace raccontare è quella dei consorzi trade finance. Questa è una particolarità, anche questa è nata un paio d'anni fa e abbiamo visto un'accelerazione anche in questo caso in questi giorni. Si sono creati a partire da circa 2 anni fa dei consorzi tra banche, quindi banche che in qualche modo si alleano, non competono a livello internazionale, per offrire ai propri clienti delle piattaforme di commercio internazionale basati su tecnologia blockchain. Unicredit è parte del WeTrade, a quale fanno parte tra l'altro Sogen, Santander, KBC, Nordea, Rabobank, quindi diverse banche europee, ed è un consorzio anche che sta cercando di espandere i propri orizzonti al di là dell'Europa. E il vantaggio di un consorzio come quello di WeTrade è aumentare il livello di fiducia e di sicurezza tra gli operatori, in quanto i clienti che entrano in piattaforma sanno che parlano con un cliente che è stato presentato da un'altra banca, quindi c'è già una sorta di controllo all'origine dei clienti che vengono onboardati. In più, tutta la transazione commerciale avviene su piattaforma blockchain online, con la creazione di uno smart contract, e quindi riduce tutto quello scambio di carta, mail, telefonate, che spesso possono anche rappresentare anche un punto e un rischio operativo quando poi dovesse esserci, per esempio, un contenzioso, un contraddittorio sulla bontà della transazione. Ecco questo caso come la tecnologia blockchain, che nasce in ambiti completamente diversi da quelle bancarie, nel giro di un paio d'anni è stato inglobato dalle banche e ha dato spazio a questi consorzi. Noi abbiamo già diversi clienti attivi in Italia su questa piattaforma e crediamo in questa piattaforma e crediamo anche che con l'aumentare dei clienti attivi sulla piattaforma possa aumentare quel circolo virtuoso per cui il numero di transazioni da portare su questa tecnologia possa aumentare. È sicuramente un qualcosa che si inserisce un po' a metà tra il trade finance un po' più tradizionale, quindi le lettere di credito export o import, e un pagamento con bonifico sulla base di una transazione commerciale. Quindi si pone un po' in mezzo, quindi ha degli aspetti di sicurezza e forza del trade finance tradizionale, ma dall'altro lato ha quegli aspetti di tempestività e di efficienza legati invece alla tecnologia digitale. Vado all'ultima parte della presentazione con gli ultimi due esempi che volevo portarvi, scusate ma faccio fatica a spostare questa finestra. Allora,
Un'altra area dove abbiamo sviluppato nuovi servizi è quello legato un po' al working capital. Qua non necessariamente si guarda la parte internazionale, ma guardiamo anche la parte domestica. Quello che crediamo fortemente è che spesso le banche, per storia, per trascorsi, un po' per eredità, come si dice, possono far fatica a portare ai clienti dei nuovi servizi. Quando le banche non riescono ad arrivare a portare nuovi servizi, noi in UniCredit crediamo che una partnership con una fintech possa essere la soluzione. E ne abbiamo diverse e questo secondo noi è un qualcosa che vedremo sempre più spesso in futuro di collaborazione tra banche e fintech perché permette alla fintech di in qualche modo appoggiarsi alla conoscenza del mercato e dei clienti che la banca ha. E dall'altro lato alla banca di portare, di completare l'offerta ai propri clienti su una vasta gamma di prodotti, anche quelli che la banca non è in grado da sola, o sarebbe magari troppo oneroso per la banca da sola, mettere in produzione. E ne abbiamo per esempio un ottimo caso in Italia, che è la collaborazione con Findynamic sul Dynamic Discounting, che è uno dei prodotti di supply chain finance con cui completiamo la nostra offerta di prodotti di supply chain. L'ultimo esempio che faccio, e poi chiudo il mio intervento, è legato alla digitalizzazione dei documenti. Questo è l'esempio che vi facevo prima di un caso in cui è la banca, sono i processi della banca che beneficiano di un avanzamento tecnologico, un po' meno i clienti, ma c'è un ritorno molto forte sui clienti sul presidio dei rischi operativi. Un esempio di questo, abbiamo ricevuto da qualche mese un award a livello europeo in termini di innovazione nell'industria finanziaria perché abbiamo introdotto per la prima volta in Europa la possibilità di sfruttare la tecnologia OCR, quindi la lettura ottica dei documenti, per catturare i documenti che ci vengono portati in cartaceo dai clienti o dalle banche estere con cui appunto gestiamo delle operazioni di trade finance. Questi documenti vengono in qualche modo letti dai nostri scanner e danno all'operatore del nostro middle office un prelavorato che sicuramente rende più veloce la lavorazione, ma soprattutto riduce il tema dei rischi operativi, in quanto in qualche modo l'operatore si trova già a fare una sorta di secondo controllo su quello che la macchina ha letto. Questi sono soltanto degli esempi, ce ne sono tanti altri, però per brevità abbiamo scelto un po' quelli che erano un po' più legati al tema della giornata, quindi supportare un po' con degli strumenti digitali e l'internazionalizzazione dei nostri clienti. Io Paolo mi fermerei qua e lascerei la parola ai tuoi ospiti o ai Ottimo, tuoi commenti. ottimo, ottimo. Io prima di lasciarvi sintetizzo ancora sempre nell'ottica poi del passaggio alle due esperienze aziendali, i tre concetti chiave che mi sembra si possano catturare e rendere diciamo generali. Il primo è che anche nell'ambito del business to business, come era successo nel business to consumer, questo periodo ha portato molte più imprese ad accedere alla digitalizzazione di alcuni servizi. Hai parlato della più Eccolo qua. interazione con il trade finance, primo elemento, e anche questo può essere un elemento di non Sì. ritorno che cambierà la relazione con i clienti. Il secondo aspetto è la linearizzazione e la velocizzazione di alcuni processi, in particolare due, quelli legati ai pagamenti internazionali e quelli legati alla quindi business to business e quello legato alla digitalizzazione di documenti cartacei che ancora una volta digitalizza il rapporto con chi viene fisicamente in agenzia. E terzo aspetto, anche le banche si allenano, fanno le piattaforme multibanca per facilitare i processi di pagamento internazionale, dando prova di saper fare co-opetition, quindi competere dove c'è da competere e cooperare nell'ottica del servizio cliente. Tutto ciò detto, saluto Gianluca Toschi e Pier Campagna e chiamo Chiara Rossetto e Luca Vignaga. Bene, nel frattempo rinnovo l'invito per chi vuole a dialogare con noi e intanto do i benvenuti a Chiara Rossetto e a Luca Vignaga. Entriamo subito nella nostra conversazione. Due battute, due su che cos'è Molino Russetto, i numeri fondamentalmente, e su che cos'è Marzotto Lab. Chiara Rossetto, che cos'è Buonasera a Molino tutti Russetto? e grazie per l'invito. Molino Rossetto S.p.A. oggi è un'azienda, un gruppo che fattura più di 50 milioni di euro di farine
Noi siamo Mugnai dal 1760 e mi piace sempre ricordare che da più di 250 anni ci occupiamo di selezione di cereali per la produzione di farine specializzate. Oggi l'azienda è un gruppo industriale suddiviso in due business, quello industriale B2B e quello appunto B2C, quindi consumer. E occupa più di 100 addetti, in particolare oggi siamo in 110, con una quota export del Ce lo dici 30%. dopo? Ce lo dici dopo? Va bene, Questo ce lo quindi questo è dici Molino dopo? Rossetto. Ecco, sede centrale a Pontelongo, Pontelongo, visto in che provincia stiamo di parlando Genova. di internazionalizzazione, potremmo dire Long Bridge. Long Bridge. Mentre Luca Vignaga, Marzotto Lab. Dottor Vignaga? E non si Allora, sente? Adesso si sente. Marzotto Lab è una società del gruppo Marzotto che ha sotto di sé quattro differenti business. Ci occupiamo di produrre tessuti di cotone, di velluto, filati e tessuti di lino e poi abbiamo un'ultima business unit che si occupa di produrre blanket, quindi coperte e tutta la parte plaid con il marchio storico Lanerossi. La produzione in parte in Italia e in parte in stabilimenti all'estero, dalla Lituania, Repubblica Ceca piuttosto che Tunisia. Questo è sostanzialmente il Marzotto Lab. Bene, grazie. Chiara Rossetto, esportare farina è una cosa difficile, è un mercato che fino a qualche decennio fa era un mercato, non dico rionale, ma senz'altro regionale. Voi esportate una quota importante. Due o tre concetti chiave o gli elementi di svolta della vostra strategia di internazionalizzazione e che ruolo ha avuto, la digitalizzazione in questo processo? Allora, sì, la farina è sempre stata considerata una commodities e quindi un prodotto molto locale, perché comunque il costo basso del prodotto, i costi della logistica incidevano moltissimo. E mi piace sempre dire che all'inizio della mia carriera, esportare all'estero la mia farina era portarla anche nelle regioni limitrofe. Quindi non perché le regioni Emilia-Romagna, Lombardia fossero estero, ma per far capire quanto locale era il mio prodotto. Quindi la strategia e la svolta per noi è stata quella di differenziare il nostro prodotto. E sicuramente la farina era tutta bianca, così non era facile. Quindi abbiamo iniziato a raccontare la nostra storia e quindi tutti i nostri valori. Con questo modo siamo riusciti a creare un marchio. Un brand che oggi vorrei dire quasi è digitale, perché comunque siamo su tutti i canali digitali, quindi sulla comunicazione web, social e quant'altro. E con questo obiettivo e con questa strategia di sviluppo e quindi creare un valore di marca, oggi siamo riusciti a portare la nostra farina, il nostro prodotto all'estero con una quota molto importante perché abbiamo una quota export del 30%. Quindi esportiamo i nostri prodotti all'estero, ma voglio dire, non esportiamo farina, ma portiamo il nostro brand all'estero perché siamo presenti in più di 30 paesi nel mondo con i prodotti confezionati a nostro marchio. Okay. In La tutto strategia. questo la digitalizzazione, scusa, è stato l'elemento dirimente o è in combinazione con altri elementi a spiegare che un terzo quasi è fatto oltre confine? Allora, ci sono due aspetti che vorrei affrontare e parlare di cui vorrei parlare con voi. Il primo è un fatto che fino a prima del Covid, come erano digitalizzate le nostre aziende e qual era l'esigenza? E poi c'è stato anche l'aspetto Covid e il post-Covid. Prima noi eravamo digitali, sì, abbastanza, non molto, cioè abbiamo il nostro sito internet, sia in italiano che in inglese. Però diciamo che i contatti export li abbiamo sempre supportati con le fiere e quindi con contatti reali e vivi. Poi c'è stata l'epoca del Covid, dove comunque per noi la digitalizzazione è stata molto importante. E è stata molto importante e anche qui vi devo raccontare, durante questo periodo noi abbiamo avuto una parte dell'azienda che è cresciuta molto.
e un'altra parte invece che non è cresciuta perché comunque un mercato si è fermato. E la parte che è cresciuta è stata quella dedicata alla grande consumo, quindi alla GDO. E se non avessimo iniziato una riorganizzazione aziendale sotto tanti aspetti all'interno dell'azienda, probabilmente saremmo stati travolti da questa grande ondata di lavoro che abbiamo anche avuto. Quindi sì, la digitalizzazione per noi è stata molto importante, ha avuto un'accelerazione all'interno dell'azienda durante la fase Covid. Perché? Perché comunque la comunicazione avveniva solo attraverso queste piattaforme con i nostri clienti. Abbiamo aumentato il contatto diretto con i nostri consumatori finali e soprattutto tutti i processi interni hanno avuto un'accelerazione sotto tutti gli aspetti digitali. Ad esempio, quali? Accelerare assolutamente il più possibile tutti i processi di Fabbrica 4.0. Perché comunque abbiamo iniziato a lavorare anche da remoto e quindi per motivi e per problemi di sicurezza sanitaria. Inoltre, quindi gli aspetti di accelerazione del digitale sono stati sotto tre punti, sotto tre aspetti fondamentali, quindi il commerciale, l'organizzazione interna che vi ho appena raccontato, ma anche proprio con la logistica, perché ad esempio con tutti i nostri trasportatori ci siamo attivati fin da subito alla spedizione di tutti i documenti attraverso il digitale. Per l'estero è stata ancora più fondamentale perché in quest'anno sono bloccate tutte le fiere e quindi tutti gli incontri che facciamo settimanalmente o mensilmente con i nostri clienti che vanno dall'Europa all'America li facciamo attraverso queste piattaforme digitali. Bene, eventualmente poi torniamo sul caso Molino Rossetto e intanto passiamo la parola a Luca Vignaga. Luca Vignaga è la Marzotto Lab, un'azienda multi-plant, multi-country e la digitalizzazione non vuol dire soltanto, o meglio, l'internazionalizzazione non vuol soltanto dire andare a vendere all'estero, ma nel vostro caso vuol dire anche coordinare una supply chain che è internazionale e che in qualche modo è stata accelerata da certi punti di vista, dal punto di vista digitale, in questo periodo. Allora, qui la domanda è: con la digitalizzazione ha allungato, ha accorciato la vostra supply chain? Come l'avete gestita? E la tecnologia digitale in che modo vi aiuta a operare a livello internazionale, non solo a vendere, perché per voi non è soltanto vendita. Beh, diciamo che l'internazionalizzazione da sempre si muove su due binari, da una parte gli strumenti che hai e dall'altra un tema di geopolitica. Poi ci sono dei fattori che sono legati al prodotto. Pensate che la lana per noi per il 90% viene dall'Australia, la seta per il 99% viene dalla Cina, il lino per il 99,9% arriva dalla Normandia, piuttosto che il cotone dal Pakistan o dall'Egitto. E da qui non si può prescindere, soprattutto nei primi tre casi. Lana, lino, seta arrivano da quei paesi e non possono arrivare da altri paesi perché le qualità non sarebbero adeguate. Quindi il tema digitalizzazione, quindi strumenti, e il tema geopolitica sono fattori estremamente rilevanti. Chiaro che poi il posizionamento dei propri plant, che in passato giocavano soprattutto un ruolo di abbassamento dei costi, prima diciamo fino al 2008-2009, dal 2009 in poi giocano un ruolo che deve inserirsi nella supply chain globale. Anche perché i costi via via sono aumentati. Pensate che il costo del lavoro nei paesi dell'est negli ultimi 10 anni è salito del 70%. Oggi un operaio lituano guadagna metà di un italiano, ma noi stimiamo che nei prossimi 5 anni arriviamo più o meno ai livelli italiani. Quindi questo significa aver completamente spostato l'orizzonte e lavorato moltissimo su quella che tradizionalmente si chiama la produttività, ma che vuol dire poi concretamente sia sulle competenze,
che sull'Industry 4.0 che richiamava anche prima Chiara. Ecco, poi su che cosa succederà da qui in avanti è difficile dirsi per quanto riguarda le supply chain, perché noi a gennaio eravamo convinti di poter sfruttare quello che era il lockdown cinese su alcuni prodotti, e poi invece e avevamo acquisito anche alcune partite molto interessanti che dalla Cina erano ritornate in Europa, e invece poi ci siamo trovati tra marzo ed aprile a fare il gioco assolutamente inverso. Oggi poi con questa situazione di guerra fredda la situazione diventa ancora più complicata. Bene, grazie. Poi torniamo su un altro aspetto legato sempre all'internazionalizzazione e alla digitalizzazione per i prodotti del caso Marzotto Lab. Tornerei un attimo a Chiara Rossetto per una battuta. Da quel che so, avete non necessariamente sul piano internazionale, ma in termini di innovazione di prodotto e processo, durante i 70 giorni del lockdown, 70 giorni tondi, avete fatto delle innovazioni di prodotto che vi hanno permesso, anche attraverso il canale digitale, di arrivare sui mercati in maniera importante. Due battute su questo tipo di innovazione e poi ritorniamo a Luca Vignali. Sì, allora durante il periodo di lockdown noi abbiamo dovuto riorganizzarci perché comunque la richiesta dei nostri prodotti è aumentata moltissimo e quindi da imprenditrice con grande responsabilità nei confronti anche dell'Italia stessa, perché comunque in un momento in cui lavori nel settore alimentare devi garantire tutta la filiera e in quel momento non è stato assolutamente facile per le condizioni nelle quali ti trovavi a lavorare, ci siamo ritrovati in famiglia e in azienda e abbiamo convertito alcune linee di produzione che erano dedicate ad altro a confezionare farina per soddisfare tutte le richieste che ci arrivavano dal mercato. Questi prodotti sono stati confezionati in un nuovissimo pack da 1,5 kg, quindi anche formato sport e formato famiglia, che dava la possibilità di portarsi a casa un quantitativo sufficiente per poter andare a fare la spesa una volta alla settimana senza doverti riempire il carrello. Quindi questa è stata la nostra innovazione che abbiamo potuto portare, supportare, soprattutto perché ci siamo organizzati. Ci siamo organizzati seppur lavorando in smart working e quindi anche qui l'organizzazione aziendale per team e per obiettivi a distanza con dei verbali quotidiani e giornalieri che venivano condivisi per portare avanti e supportare tutta la filiera. Bene, quindi un prodotto fisico con un packaging diverso, però supportato, insomma, la traduzione in risultati economico-finanziari è dovuta alla digitalizzazione di alcuni processi interni che hanno permesso di coordinarsi e di andare a vendere. D'altra parte abbiamo avuto anche una forte crescita dell'e-commerce che ci ha stupiti e anche un po' travolti. Infatti per una settimana abbiamo dovuto chiudere il nostro sito internet e qui mi ricollego a quanto veniva detto prima sul fatto che l'e-commerce sì è cresciuto. Oggi dobbiamo anche cercare di trattenere i clienti che hanno dovuto fare questa esperienza nei nostri siti e quindi qui stiamo lavorando per il futuro, stiamo lavorando e tutti gli investimenti che erano destinati ad esempio come cambiano le cose quest'anno per le fiere, oggi li stiamo dirottando sulla tecnologia e sull'e-commerce. Bene, anche questo è un tema interessante che si connette a quello che dicevo in apertura, perché l'esperienza con un canale nuovo, a prescindere dall'età e dalla condizione sociale, può generare un effetto di non ritorno, quindi o cannibalizzi vendite e quindi non cambia nulla, poi a livello pratico anzi i tuoi distributori saranno più tristi, quindi li salti, oppure trovi altre modalità. Certo. Bene, tornerei a Luca Vignaga per due cose. Luca Vignaga, e il COVID, del COVID free si può parlare, degli strumenti, delle innovazioni? No, sì. Sì, però prima la domanda, questa è la seconda parte della domanda. La prima parte della domanda è la seguente. Il distanziamento, ancorché si vada perdendo intensità, pone per voi un problema di non poter far toccare il prodotto. Allora, e voi siete globali per definizione, quindi
può essere un problema importante. La digitalizzazione come ti aiuta? E come ti aiuta la digitalizzazione a rendere il prodotto sicuro, quindi indossando i vostri tessuti non mi ammalo. Dai, questo ti ho alzato la palla. Sì, allora, fortunatamente su questo aspetto noi eravamo partiti già da qualche anno. Ci siamo mossi su tre direttrici. Da una parte la costruzione del prodotto, quindi digitalizzare la fase di costruzione del prodotto. Qui abbiamo lavorato molto con un grosso brand internazionale in partnership insieme ad una startup tedesca che ci ha aiutato proprio nella fase di definizione di questi nuovi standard, perché far vedere il nostro prodotto in via digitale, quindi i colori, la pesatura, non parliamo del tatto che non è replicabile, è un problema estremamente rilevante. Quindi con il CAD e con tutta una serie di strumentazioni di intelligenza artificiale siamo riusciti a costruire un prodotto, ribadisco, in partnership all'inizio con un brand, e poi questa esperienza insieme sempre a questa startup tedesca lo stiamo portando a una serie di altri brand che sono disponibili a lavorare su questo fronte. Il secondo tema è stato invece, posso dire benissimo, anche l'azienda tedesca che si chiama Color Digital di Colonia. Non sono autorizzato invece sul fronte del brand perché non avendolo chiesto per questa occasione. La seconda operazione che abbiamo fatto è stata quella di lavorare con una startup italiana che si chiama Bisempli, la quale aveva inventato un marketplace dedicato al tessile, una, passatemi il termine, una Amazon del tessile. Qui avevamo già caricato le nostre collezioni dei nostri brand, dove il nostro cliente può entrare e visionare tutta la collezione. C'è però un fattore determinante che prima avevamo sottovalutato in fase di normalità, di fiera e vi dicendo, che è la bassa risoluzione. È chiaro che uno strumento di questo tipo è uno strumento interessantissimo perché ti fa vedere in tutto il mondo, però è scadente sotto il profilo della visione. E questa cosa è difficilmente oggi superabile se non con una terza operazione che avevamo già anche qua improntato con un'altra startup italiana che si chiama Sense, in questo caso sulla realtà aumentata, dove esiste sostanzialmente un'app che si può scaricare sul telefonino e il tessuto assume un colore quanto più vicino alla reale, ma soprattutto una sua tridimensionalità. Ecco, la cosa che però viene comunque a mancare e che abbiamo, ribadisco, capito adesso in queste settimane, è tutta la fase che si suol dire di storytelling, cioè vedere un tessuto comunque piatto rende difficile la vendita, oppure vedere un tessuto che non puoi toccare rende difficile la vendita. Quindi il marketplace si è attrezzato per aiutarci a vendere il tessuto e quindi ha incamerato Zoom piuttosto che altre piattaforme dentro il marketplace, però noi abbiamo dovuto costruire con una serie di mini siti per raccontare la nostra collezione. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché credo che sia una delle cose che più abbiamo capito in questi mesi. Sì, è importante il digitale, sì, sono importanti gli strumenti, ma bisogna confezionare tutto. È come se tu hai il prodotto, hai bisogno di inserirlo in una scatola, ma devi metterci assolutamente il fiocco per venderlo al meglio. E quindi devi saper trasferire tutto il tuo sapere, il tuo know-how, i tuoi valori, come diceva prima anche Chiara, la devi trasferire nel digitale, perché il digitale non è un secondo mondo, oggi è il mondo in cui viviamo.
Bene, grazie. Non ho Luca, risposto per tre... sull'ultima no, domanda ma sul Covid. Adesso arrivo, però è interessante questo perché ci stai dicendo che per continuare a operare a livello globale, lato cliente, quindi chi compra è in giro per il mondo, non può, ho bisogno di trovare un insieme di tecnologie che sì. mi permettono, dalla costruzione del prodotto digitalizzato al marketplace, allo storytelling, quindi a tutti gli elementi di contorno che fanno rivivere quell'esperienza non esatto. tattile, perché quella non è possibile per ora, ma almeno tridimensionale, mi fanno apprezzare quel tessuto che altrimenti non riuscirei a far apprezzare. Non me ne voglia, però insomma è come quando tu sei cieco, devi sviluppare altre capacità. E quindi in questo caso tu hai una bassissima risoluzione, noi l'abbiamo sperimentato tutti, insomma lo vediamo anche adesso, il gracchiare di questi strumenti, vanno, vengono, via dicendo, ecco, devi riuscire a compensare questo con dell'altro. La chiave, almeno la nostra chiave, è quella di raccontare adeguatamente il prodotto. Okay, quindi in questo caso i creativi arrivano coloro che hanno una capacità di fare esaltare il tuo prodotto in un frame comunque freddo. Quindi i video, le foto, le immagini, insomma Instagram ce lo insegna, sono fondamentali in questa fase. Le immagini, la foto e i video, con obiettivi diversi. Ok, e il COVID-free? Sì, beh, questa è un'innovazione sempre con una partnership, in questo caso svedese, partita quasi all'inizio, dove con Polygen, che è un'azienda svedese quotata alla borsa di Stoccolma, è già inserita nel mondo dell'antibatterico, abbiamo insieme sviluppato un prodotto che è in grado di abbattere il virus. Oggi devo precisare, non ancora testato al 100% sul Covid-19, però testato già sulla famiglia del coronavirus, e speriamo, purtroppo c'è un ingolfamento nei laboratori mondiali, quindi è difficile in questo momento poter avere questo test definitivo, però è una forma diversa di innovazione. La domanda che ci siamo posti è: ok, come cambierà il consumatore? Noi sappiamo che ci sono dei trend che stanno andando negli ultimi anni, sempre più sportwear, sempre più informale e via dicendo. Subito ci siamo detti, beh, è chiaro che il consumatore vorrà più sicurezza, e quindi ci siamo ponendoci questa domanda, ci siamo dati la risposta, cerchiamo un prodotto che in qualche modo possa abbattere, in questo caso entro 2 ore, il virus. E l'abbiamo lanciato la settimana scorsa, quindi è un'innovazione proprio recentissima che stiamo vendendo in questa fase, riscontrando, devo dire, un grandissimo interesse anche qua, soprattutto per i grandi brand mondiali. Bene, grazie. Io chiederei, abbiamo l'esclusiva su alcune fibre, quindi bene. Bene, grazie anche Luca Vignaga. Io, se possibile, chiederei a tutti i nostri relatori di ricomparire magicamente tutti insieme per chiudere il nostro incontro, se è possibile, Gianluca Toschi, la dottoressa Altare, il dottor Conzato e il dottor Campagna. Bene. E poi il dottor Conzato non lo vedo ancora, ma e lascerei poi alla dottoressa Altare chiudere cortesemente. Io aggiungo solo una cosa oggi, beh, insomma abbiamo sentito cose belle dal punto di vista del supporto del sistema finanziario, dal punto di vista di quello che le imprese, con l'introduzione di Gianluca Toschi, stanno facendo, imprese, consumatori e consumatrici, e poi due realtà che hanno saputo innovare ponendosi dentro diciamo le filiere internazionali, ciascuno dalla sua prospettiva, con innovazioni
molto, come si dice, promising. Gianluca, scusa, Luca Vignaga ha citato il tema della geopolitica e qui mi permetto di rendere noto a tutti, alcuni già lo sanno, che venerdì con Assindustria Veneto Centro faremo e con il CUOA faremo un webinar centrato esattamente sulla geopolitica dentro i mercati globali, e quindi è, se volete, il secondo step dell'incontro di oggi. E idealmente va avanti venerdì pomeriggio e poi si chiude lunedì pomeriggio con un altro seminario sempre con Assindustria Veneto Centro legato alle supply chain globali, per cui diciamo il là che abbiamo dato oggi con Unicredit troverà nel nostro nord-est nei prossimi giorni degli approfondimenti che sono perfettamente in linea con quello che abbiamo detto oggi. E Luisa Laltare, il compito di chiudere. Grazie Paolo, ma davvero un ringraziamento a tutti i relatori e a chi ci ha seguito. Credo che abbiamo aperto un po' raccontando come il trend della digitalizzazione sicuramente in emergenza ci ha costretto tutti a fare un grande balzo in avanti, e quindi l'opportunità sicuramente di oggi lavorarci, di sfruttarla questa opportunità non soltanto sul tema dell'e-commerce ma su tutti i campi in cui è applicabile la digitalizzazione, abbiamo sentito tanti esempi, credo sia davvero, come dire, parte di tutto quello che stiamo facendo, banca piuttosto che imprese, per cui è stato un piacere ascoltare davvero gli incontri, ringrazio Paolo Gubitta che ha moderato gli interventi e credo che, voglio dire, è un lavoro che va avanti, per cui avremo sicuramente altre occasioni di confronto sull'argomento. Quindi grazie davvero a tutti e buona serata a tutti coloro che ci hanno seguiti. Grazie a tutti. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci, buona serata.